Cara mamma, oggi ho ricevuto pacco biancheria e sono molto felice perché sapete dove mi trovo. Cari genitori, non pensate troppo a me. Io sto bene. E certe volte penso, se fossi come gli altri, come mio fratello, sarei a casa, con voi, a lavorare. E invece li ho sempre sfruttati. Cosa volete farci? È andata così. Ho 17 anni e ne ho passate troppe. Cara mamma, fra 5 giorni compio 18 anni e sono in carcere. Mi dispiace che non sarò con voi a Pasqua. Voi fate finta che io ci sia. Speriamo che dal 15 mi mandano a casa. Speriamo che non mi mandano in Germania. Cercate di fare qualcosa per me, se potete. Fatemi sapere quando mandate altra biancheria. Ora vi saluto e vi bacio a voi, sorella Liliana, Giovanni, Silvia e famiglia. Ciao mamma, buona Pasqua a tutti. Ciao, tuo Bruno. Carissima mammina, mancano poche ore alla partenza. Parto per la Germania, come ti ho già scritto nelle altre lettere che riceverai. Ora siamo agli sgoccioli, ma tu non preoccuparti. Vedrai che non mi succederà niente di grave. Non pensarci. Siate allegri e speriamo che tutto finisca presto per poter far ritorno a voi. Io vi ricorderò sempre, ovunque sarò, ovunque andrò, con la tua benedizione, cara mamma. Prega sempre per me. Appena mi sarà possibile ti scriverò e ti farò sapere mie notizie. Ti raccomando, non piangere e non disperarti. Senti, mamma, adesso ti dico questa cosa, ma tu non sgridarmi e non farti una cattiva opinione di me. Ero a casa, non avevo soldi e siccome ne avevo bisogno, ho impegnato la mia borsina rosa e un lenzuolo. Le polizze sono nel secondo cassetto del comò, insieme al plico di lettere di Franco. Non volevo dirtelo, ma siccome parto, mi dispiacerebbe perdere questi oggetti. Se non dovessi tornare, ne potranno godere le mie sorelle. Vi abbraccio forte forte e vi bacio tanto tanto. E scusatemi e baciatemi Renato e ditegli che gli vorrò sempre tanto bene. Tua Genide. Ida mia cara, figli carissimi, come vi ho già scritto, la mia salute è sempre di ferro. Ottimo il morale. Sono tranquillo. L'ambiente non è come si credeva. Anche qui si trova umanità e gentilezza. Si attende con tutta tranquillità che il buon Dio faccia comprendere agli uomini che solo nella pace e nel perdono ci può essere amore e prosperità fra i popoli. Solo il Dio è grande. E noi lo preghiamo con tanto fervore
sicuri che ascolterà le nostre invocazioni di pace. Il pasto, un'abbondante minestra e mezzo chilo di pane, è ottimo. Si dorme bene. E voi? Come state, miei cari? Vi raccomando di amare la mamma e di aiutarla. Se potete, fate qualche scappata a trovare i nonni e le zie e baciatemeli. E le gallinette? Come stanno? Crescono? Da una finestra qui vedo un orto con dei pulcini. E il mio pensiero corre alle gallinette e a voi. Col pensiero a Dio vi stringo al mio cuore e vi bacio, papà. Scrivetemi. Non ho ancora ricevuto niente. Io scrivo il mercoledì e il venerdì. Vi ricordo di fare le bollette affitto, Viana e Festa. Il bollettario si trova nella libreria. Le bollette datele all'Elisa. Tuo angelo. Cara mamma, è da stamattina alle 10 che siamo in viaggio. Il treno si ferma nelle grandi stazioni. 5 o 10 minuti. Siamo nel treno delle bestie, senza aria. Siamo 31 donne nel vagone. Siamo passati per pianure, campi e la natura. Ora siamo fra altre montagne. E sono le 7 di sera. E fra poco partiamo per la Germania. Cara mamma, non piangere. Devi darti coraggio. Cosa vogliamo? La voglia di Dio non si può superare. Ti prego di stare in casa il più possibile e pregate, pregate, pregate per noi con fiducia. Senza patimento non c'è vita. Fra poco partiamo, ma ritorneremo un giorno. Vedrete. Non state senza lavorare e non lavorate troppo. E non dispiacerti troppo per noi. Ricordaci nelle tue preghiere. Anch'io pregherò per voi. Ora vi saluto. Altro non so che dire. Maria e Antonia Licen. Mamma, dimmi tu, è meglio partire o restare? Mamma, ispirami tu. Io non voglio morire. Io voglio tornare da te. Voglio vivere. Ma non so cosa fare. Sono tanto stanca. Tanto malata. Ma non voglio andare dal dottore. Non è questo il momento per essere ammalati. Perché nella notte brilla una fiamma incandescente e infernale. Sono 4 settimane che lavoro di notte e sono tanto stanca. Il mio cuore non sopporta più la fatica. Mi gioca strani tiri. È quando più la stanchezza. Allora mi afferro la testa fra le mani e in un dolce dormiveglia rivedo la mia casetta, i miei prati, i miei campi, i
i miei fiori. Forse lì è già primavera. Qui non c'è la primavera. Qui è sempre inverno. E un vento terribile soffia tra gli interstizi e le pareti troppo sottili. Mamma, aiutami tu. Solo tu puoi darmi la forza per vivere e per tornare. Mamma, vieni stanotte nei sogni. Io ti attendo. I morti, sempre e dovunque, sono più numerosi dei vivi. Non parlano. Perciò il silenzio si infittisce. Tuttavia ascoltano, sentono. Prima ancora del rumore sentono i nostri passi, prima che ci alziamo dal letto a prendere un bicchiere d'acqua dal rubinetto. E l'acqua ha un tepore di accio, come se l'avessero tenuta loro tra le mani a coppa. Dentro il muro, nel buio. L'acqua non ti rinfresca, e d'altronde non vuoi essere rinfrescato, anzi, hai paura che qualcosa di più intensamente freddo mostri chiara la differenza con il nostro calore, tiepido, che un poco ci riposa. I morti se ne sono andati nel frastuono della gloria, in mezzo al sangue. Certe cose assumono un peso inspiegabile, giorno dopo giorno restano immobili e non riesci a sollevarle, a nasconderle nel baule.